Allora, siamo nella diretta, aspettiamo ora che qualche persona entri, attivo i commenti così vediamo se qualcuno comincerà a darci dei feedback. Per ora ci mettiamo un po'. Buonasera Laura. Buonasera a tutti. Allora, aspettiamo l'entrata di qualche persona. Vado ad iniziare questa diretta. Buonasera Maria Teresa, Isabella. Vi faccio sempre un po' la Gli saluto. onori di casa. Niente, faccio gli onori di casa. Psicologa Sparano, buonasera. Tanto dateci un feedback se mi sentite. Salve, ci sono nuovamente sottotitoli. Allora, come mai? Vediamo se è colpa mia. Guardate se qualcuno di voi ha per caso. Sono spariti? Ci sono ancora i sottotitoli? Ora vediamo, e nel frattempo saluto Nicoletta, Sabrina, Katia, Francesca. Vediamo se spariscono, Francis. Sì, no. Michela dice. Si sente molto bene e ci sono i sottotitoli. Allora, vediamo se io posso fare qualcosa. Non so per quale motivo, non ci sono mai stati sottotitoli da ieri. Ah, quindi anche ieri? Sì, anche ieri c'erano i sottotitoli. Soltanto su Chrome. Controlla su Facebook se hai aperto Facebook nelle impostazioni. Ma io avevo fatto altre volte le dirette, quindi intanto salutiamo tutti quanti e va bene, ci saranno anche i sottotitoli. Così. Diamo il benvenuto a questa che è l'ultima diretta dell'iniziativa. Siete seguiti, devo dire, Harry, sono molto emozionata di chiudere insieme questo percorso che è stato profondo, faticoso, ma meraviglioso all'interno di un momento così difficile. Sì, sicuramente credo che questo, oltretutto questo incontro di oggi, sia forse uno dei più adatti per una anche riflessione anche per il nostro futuro, visto l'argomento che affronteremo. Quindi mi sembra. E ora presenteremo oltretutto i nostri graditissimi ospiti, perché appunto parleremo di un argomento complesso e loro ci daranno anche dei punti di vista anche diversi. Riusciamo a fare una vera diretta interdisciplinare. Qua Ada mi dice: sottotitoli generati automaticamente, clic in alto a destra per disattivare. Grazie Ada. Chiedo, vediamo se riescono a farmelo, perché io se tocco qualcosa ho paura che faccio saltare tutto e allora peggioro la situazione. Quindi vediamo. Clic in alto a destra, cioè, mi hanno scritto, mi hanno suggerito. Disattiva traduzione. Disattiva. Prova a disattivare la traduzione, vediamo se riusciamo a fare questa operazione. Nel frattempo ringrazierei anche tutti quelli che ci hanno seguito, a loro volta quindi hanno seguito noi che seguivamo loro, quindi creando un percorso di sinergia insieme, davvero meraviglioso. Io intanto presento subito i nostri ospiti prima di introdurre l'argomento, perché altrimenti le persone vedono due persone che stanno lì giustamente, non rischiano di essere più in imbarazzo che altro. E allora ovviamente parto anche in onore di quella che oggi è la festa della mamma, comunque parto con una donna, Silvia Miglietta, ecobiologa. Ciao Silvia. Buonasera a tutti, grazie di avermi ospitato, insomma, questa diretta. E Gabriele Tipire, ingegnere,
fa parte di un'associazione, NAIM. Buonasera, buonasera a tutti. Ingegnere Edile, giusto? Edile Architetto, sì. Ingegnere Edile Architetto. Ingegnere Edile Architetto. Ah, no. Sì, ingegneria edile architettura, era okay. La facoltà. Ok, bueno, così scopriamo anche cose... non sapevo questa parte. Allora, oggi appunto affronteremo un tema a me caro, perché quando uscì circa un anno fa l'articolo su una delle riviste più importanti, che è il The Lancet, sul cosiddetto Global Syndemic, fui subito colpito, e tanto che subito ho scritto un articolo al riguardo e abbiamo presentato durante la giornata che organizziamo sullo stile di vita proprio un poster sull'argomento. Global Syndemic, appunto, è questo termine che è stato coniato da un gruppo di studiosi per indicare la copresenza di tre grandissime epidemie, che sono quella dell'obesità, della malnutrizione e del cambiamento climatico. Quando parliamo di sindemia, un termine nuovo, forse molti di voi magari lo sentono per la prima volta, si intende che cosa? Si intendono tre problematiche che in qualche maniera nascono e sono copresenti nello stesso periodo storico, hanno determinanti sociali comuni e soprattutto un reciproco effetto negativo che può essere l'uno sull'altro, quindi in qualche maniera ognuno va a influenzare o può influenzare l'altro. E io voglio un po' coinvolgere, prima di approfondire il come questo accade, vorrei subito lanciare la discussione anche tra le persone che ci stanno guardando, per coinvolgerle, e quindi vi chiedo, secondo voi, come mai può accadere questo? Cioè, come mai l'obesità può influenzare il cambiamento climatico o il cambiamento climatico può influenzare la malnutrizione? E come, diciamo, tutte e tre possono influenzarsi reciprocamente? Vediamo se prima di... se qualcuno ha qualche bella idea. Vediamo che cosa esce fuori. Intanto io avevo fatto, mentre aspetto che qualcuno scriva, avevo posto dei quesiti. Ed uno era se era giusto parlare di epidemia dell'obesità. E le persone che ci hanno risposto, il 70% ha detto sì, ma un 30% ha detto no. Quindi evidentemente questo problema non viene percepito tale. Però vi faccio riflettere su dei numeri. 600 milioni di persone attualmente nel mondo che sono affette da obesità, e si dice che se il trend non cambierà, nel 2030 il 50% della popolazione europea sarà affetta da obesità. Quindi parliamo di numeri enormi. Però sto cominciando a vedere che le nostre persone stanno cominciando... mica male! Allora, Laura ci dice sfruttamento del pianeta, Eva va un po' più... dice carne rossa e allevamenti intensivi? Lo mette come domanda. Laura continua la disertificazione. Qualcuno dice non credo che l'ambiente possa influenzare l'obesità. Paola, vedremo se è così. E Anna dice richiesta di cibo spropositato, specialmente carne, che richiede aumento di pascoli, quindi deforestazione. E ci avviciniamo sempre più, sono tutte inerenti. Federica, l'aumento della produzione influenza l'ambiente e il clima, ed Eva, lo metto così lo faccio vedere, con l'agricoltura necessaria per nutrire gli alimenti allevati si potrebbe sfamare molte più popolazioni. Vediamo un po'.
L'opulenza in altri continenti porta all'obesità. Beh, i nostri ascoltatori sono bravi. Sì. Ah, sono dice OGM. Allora, io così lancio subito allora la palla alla magari ecobiologa che potrebbe dirci qualcosa già da queste prime così riflessioni. Esattamente, sì. Beh, ci sono andati tutti per varie vie molto vicino, insomma. Possiamo partire innanzitutto da capire che cos'è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico fondamentalmente è un processo che avviene naturalmente nel mondo, però diciamo che la presenza dell'uomo sta un po' velocizzando questo processo e si va a esprimere come cambiamento climatico quello antropogenico, cioè quello prodotto dall'uomo. E fondamentalmente è il surriscaldamento del pianeta, non è il cambiamento di temperatura locale che noi osserviamo, ma è un qualcosa di un po' più globale. E da che cosa può essere determinato questo cambiamento climatico intensivo? Sicuramente dall'industrializzazione, quindi come hanno detto la sovrapproduzione di prodotti, che tra l'altro è concentrata solo in alcune parti del pianeta, e poi la produzione appunto intensiva di alimenti e anche del packaging, perché adesso siamo in un mondo globalizzato e questo che cosa comporta? Comporta sicuramente il dover trasportare questi prodotti da un posto all'altro. Pensiamo adesso che tutti stanno di moda gli avocado, tanti prodotti che vengono prodotti appunto nel Sud America o in Africa, che noi consumiamo perché è alla moda, però per trasportarli devono essere mantenuti, conservati, e deve essere speso anche il carburante, i trasporti e tutto il resto. Quindi questo va a intensificare l'inquinamento, anche la produzione di plastica, di packaging, e ovviamente la monocultura. Quindi non so se qualcuno l'ha detto, ma per produrre questi alimenti bisogna deforestare, come è stato giustamente detto, e ammazzare tutto il resto, cosa che è poco consigliata, perché noi viviamo in un ecosistema fatto di vari organismi. Ognuno ha il suo ruolo e ognuno ha il suo ruolo per proteggere e ha il suo ruolo appunto nell'ecosistema. Quindi abbiamo detto la produzione intensiva di alimenti, hanno detto gli allevamenti intensivi, ma non è tanto, adesso non si vuole fare un argomento di vegano, vegetariano, onnivoro, eccetera, è proprio la sovrapproduzione il problema. Questo è sicuramente che porta anche il problema di una minore biodiversità, una sovrapproduzione di plastica che poi va a riversarsi anche nei mari, e lo vediamo tutti i giorni, è un argomento molto, molto comune, e poi l'uso di pesticidi, e a questo proposito appunto le monocolture vanno ad ammazzare gli insetti che impollinano, perché serve appunto la monocoltura, ma vanno ad ammazzare anche gli insetti che ammazzano i parassiti delle piante. Quindi non avendo questi piccoli animaletti che ci aiutano all'impollinazione, anche alla produzione di cibo, l'uomo è tra virgolette costretto all'uso di pesticidi per ottenere buone rete di produzione. E si è visto, Mary, adesso tu potrai aiutarmi in questo, si è visto come i pesticidi, come anche adesso molti studi si stanno avviando anche sulle microplastiche, che hanno effetti appunto, vanno ad accumularsi nei tessuti adiposi dei pesci, ma anche i pesticidi sono delle sostanze che sono strettamente correlate all'accumulo di grasso in tutti gli esseri viventi.
e quindi appunto sono chiamate anche dal Global Syndemic sostanze obesogeniche. Esattamente. Esattamente, sì, tu potrai approfondire di più questa. Ma secondo me ci aiuteranno proprio in realtà i nostri attentissimi ascoltatori che finora hanno centrato perfettamente l'argomento. E quindi invito tutti nel vedere questa correlazione tra il cambiamento climatico, che come ci diceva Silvia, è qualcosa di cui siamo sia vittime che allo stesso tempo fautori. Non so, passami questi due termini, Silvia. Il cambiamento climatico che determina, tra vari effetti, quella che viene chiamata la perdita della biodiversità degli alimenti, quindi abbiamo degli alimenti che sono sempre meno nutrienti, sempre meno ricchi di sostanze utili per l'organismo, e che però vanno a determinare, si è visto, cioè fino a poco tempo fa la ricerca si era fermata qui, adesso la ricerca più molecolare ha permesso di vedere la correlazione anche microscopica tra il cambiamento climatico e gli effetti sulla salute. Noi oggi centreremo in particolare tra gli effetti sulla salute quelli che determinano sovrappeso e obesità, ma in realtà è un qualcosa che c'entra in tante altre patologie, nei tumori, nel diabete, nelle allergie. E quindi, proprio perché, come dicevi tu Silvia, siamo un ecosistema, siamo un equilibrio di cui troppo spesso l'essere umano pensa di essere lo spettatore piuttosto che una parte stessa dell'ecosistema. Anche lo sfruttatore. Lo sfruttatore, il capo. Esatto. Chiedo a chi ci segue se avete qualche idea su quale sia l'interfaccia proprio, quale sia il punto in cui la perdita della biodiversità può determinare poi delle conseguenze sulla salute, perché l'essere umano entra in correlazione con l'ambiente attraverso tantissimi canali, quindi il sistema nervoso è un modo per entrare in comunicazione con l'ambiente, la pelle è un modo per entrare in comunicazione con l'ambiente, però in questo caso il cambiamento climatico passa attraverso un organo specifico e un particolare sistema di questo organo. Intanto voglio vedere se qualcuno ha qualche idea al riguardo. Io intanto mi collego magari a qualche cosa che già hanno scritto e rispondo magari ora all'ultimo messaggio che ha scritto Anna. Dice, quindi, i mercati regionali che vendono prodotti a chilometro limitato, ad esempio del Lazio, sono da preferire ai supermercati? Sicuramente sì. È proprio una delle prime cose che è stato proprio valutato. Enrico? Ok, abbiamo avuto un momento di... ci siamo di nuovo. L'eccesso di l'uso molto cibo cosiddetto spazzatura, quindi cibo processato, cibo industriale ricco di zuccheri, di grassi, di sale, che oltretutto ovviamente mangiamo con molto gusto perché va a stimolare i cosiddetti centri della ricompensa, quindi i centri del piacere, però cosa fanno? Fanno sì che appunto ci sia un uso appunto di cibo che è industriale, un cibo che spesso arriva anche da altri posti, quindi con ulteriore aumento di diciamo di inquinamento legato al trasporto che prevalentemente è comunque, pensiamo, camion, principalmente camion, rispetto magari a quello che potrebbe essere invece un mangiare cibi che sono, che diciamo portano a minori consumi proprio di Enrico di gas. Vai Silvia. Vedo Rossana che dice l'umore, beh, strettamente penso correlato, perché c'è anche un cane che si morde la coda, perché la vita frenetica porta stress, tantissimo stress e danni ossidativi, voi lo saprete vedere meglio di me, e
questo porta anche a voler mangiare in maniera nervosa, insomma, a volersi riempire di cose per lo stress. E quindi si consumano cibi che creano appunto dipendenza, patatine fritte, dolci, insomma. Quindi non è sbagliato dire anche l'umore, perché diciamo alimenta questo processo iperproduttivo di cibo che è scarsamente nutritivo, ma diciamo soddisfa i nostri sensi in un certo senso. Correggimi se sbaglio, sì. Allora, c'era Marina che chiaramente faceva una riflessione importante che dice il fatto dei costi, dice il cibo spazzatura costa poco, il cibo che lei ha sottolineato vero, cibo sicuramente più naturale, costa molto. Diciamo che in parte è vero, ed è proprio però il discorso che forse dovremmo anche imparare anche a consumare il giusto, a comprare il giusto. Uno dei grandi problemi che viviamo nei paesi soprattutto occidentali è quello magari di comprare tante cose e anche farle andare male, e questo diventa poi un problema. Quindi in realtà è vero che magari frutta, verdura possono costare un po', però diciamo che noi possiamo magari comprare il giusto e far sì che oltretutto che queste ci diano tutti quei macro e micro nutrienti essenziali. Piccole regole, per esempio quando compriamo frutta e verdure cambiando i colori, utilizzando quelle della stagione, ovviamente lì per esempio potremo risparmiare tutti i soldi degli integratori e quindi un po' le recuperiamo. Eva invece anche... che deve mettere il quesito di quello di Mary. L'avevo scritto nei commenti, ma era cercare di capire proprio dove realmente avvenisse l'effetto diretto del cambiamento climatico, cioè per mettere veramente in relazione cambiamenti climatici e aumento di obesità e malnutrizione. Quindi l'interfaccia avviene soprattutto a livello intestinale, che è il luogo di scambio tra l'ambiente e quello che ingeriamo e le trasformazioni che ci sono all'interno del nostro corpo. E si inizia adesso a parlare di fattori obesiogeni aggiuntivi rispetto a quelli già noti della sedentarietà, della aumentata disponibilità di cibo, ma fattori obesiogeni che agiscono a livello più molecolare, quindi tutto quello che prima Silvia ha elencato far parte dei fattori che determinano il cambiamento climatico, quindi le sostanze chimiche nei cibi, i pesticidi, l'utilizzo di combustibili, l'utilizzo di plastiche, si è visto ha determinato attraverso quella che viene chiamata epigenetica, quindi esatto Marina, attraverso delle modifiche epigenetiche, delle conseguenze in tantissimi ambiti del nostro organismo, in primis in quello che è conosciuto come microbiota intestinale, quindi l'insieme dei microorganismi a livello intestinale deputati all'equilibrio, all'interscambio di sostanze, vitamine e tossici. A sua volta, le modifiche, la perdita della biodiversità determinata dai cambiamenti climatici ha modificato a cascata tutta una serie di reazioni, tutta una serie di modifiche nel nostro sistema infiammatorio, nel nostro sistema immunitario, nel nostro metabolismo. Quindi anche nella regolazione ormonale, nella regolazione dei sistemi di fame e sazietà, e la cosa ancora più incredibile, delle modifiche proprio a livello di quelle che finora si pensava fossero delle cellule assolutamente addormentate, inermi, che sono le cellule adipose, che si è visto diventare, in conseguenza dei cambiamenti climatici e delle modifiche che vi ho elencato, si è visto diventare più incline all'accumulo di grasso. E quindi si inizia veramente a colmare questo gap tra come è possibile che ci sia una connessione tra i cambiamenti climatici che avvengono a livello globale e le mie singole cellule adipose.
ed è il motivo che ci spinge, che ha spinto l'incredibile panel di scienziati che ha scritto il lavoro sul The Lancet, sulla sindemia globale, ma che ha spinto anche noi a cercare di mettere insieme questi pezzi che sono stati finora trattati tutti singolarmente, sconnessi tra loro, e poi alla fine si è visto che in nessun paese, quello che dice questo studio è che intanto ovviamente nessun paese è riuscito effettivamente a avere dei risultati nella lotta contro malattie come l'obesità, che finora nessun paese è riuscito realmente, nessun governo è riuscito realmente a trasformare le linee guida e le direttive in dei cambiamenti poi pratici, e che si è rischiato di non vedere queste epidemie come delle epidemie che avessero una reale urgenza di essere trattate e trattate insieme. E è il motivo per cui oggi insieme a noi del lato medico abbiamo un'ecobiologa e un ingegnere guida. E vogliamo sentire la voce del nostro ingegnere? Io, eccomi qua. Innanzitutto risaluto tutti perché ho visto che ci sono persone che si sono connesse dopo. Sì, io diciamo sono un po' apparentemente fuori dal discorso fatto fino adesso, ma in realtà non è proprio così. Dunque mi presento, io rappresento NIMA, che è un'associazione nata in seno alla facoltà di ingegneria. Siamo studenti ed ex studenti e abbiamo sempre avuto a che fare con i temi della sostenibilità. Dunque, come ha detto Enrico, tutto è connesso, non solo Enrico, anche Mary e Silvia, tutto è connesso. E i problemi globali si presentano anche su scala più piccola, la nostra città, e anche la nostra città, noi, la nostra vita, il nostro comportamento condizionano i problemi globali. Oggi io ho analizzato un po' di cose e insieme cercheremo di individuare la connessione che c'è fra appunto i fenomeni globali e la città. Individueremo delle problematiche e cercheremo delle soluzioni. Però ci tengo molto a sottolineare una cosa, ecco, forse qui i nostri due lavori entrano molto in connessione, perché la città ha anche un organo molto complesso, è frutto dell'interazione di forze diverse, spesso contrastanti, cittadini, governo, natura, il mercato, la finanza, e però qui per forza di cose in questa sede proveremo ad analizzare e predisporre alcune soluzioni per un ambito abbastanza limitato, quindi queste soluzioni per essere implementate dovranno essere comunque messe a sistema, far ballare insieme, diciamo, ad altri fattori che influenzano la città. Io per l'inizio, proprio così, vi chiederei a voi, a chi ci ascolta, due domande. Allora, secondo voi, uno, come incide la città, in che misura, in che modo, sul cambiamento climatico, e come incide invece il cambiamento climatico sulla città? È un po' quel cane che si morde la coda di cui parlava Silvia. Sì, vediamo adesso. Loro rispondono, io provo un attimo anche, perché ci sono ovviamente tantissime nel frattempo persone che scrivono, ed Eva, credo riferendosi un po' alla domanda che aveva fatto prima Mary, diceva non può essere anche la tiroide, e dice viene impattata e parla di dal teflon alla soia transgenica, agli ormoni, al glifosato, cioè le varie sostanze che ovviamente si trovano sia nell'ambiente che in ciò che mangiamo. Quindi era, credo, un po', non so se qualcuno vuole di voi provare. Io volevo rispondere a Federica. Facciamo una a Eva, che qualcuno vuole però provare un attimo. Allora, Eva. Ovviamente è chiaro che Eva, la tiroide, cioè tutti i nostri organi in qualche modo. Ma sì, assolutamente sono sì. Sono coinvolti. Cioè. Noi li vediamo sempre un po' come se fossero ognuno a sé stante. In realtà il nostro corpo
corpo è un organismo perfetto, perfetto fin quanto riesce a agire e in sinergia a far sì che ognuno faccia la sua parte. E più ricordiamoci che corpo, oltretutto, e cervello, anche tra loro, hanno continue connessioni. E oltretutto la stessa tiroide ha connessione anche con gli aspetti del microbiota di cui parlava prima. Sì, sì. Quindi le regolazioni proprio epigenetiche determinate dalla modifica del microbiota hanno delle influenze su tutte le cascate ormonali, tutte le catene ormonali dell'organismo, compreso l'asse della tiroide. E tutte quelle cose che Eva elenca, quindi il teflon delle padelle, il riscaldamento della plastica nei microondi, o le sostanze ormonali con cui vengono diciamo nutriti e pompati gli animali negli allevamenti intensivi, determinano modifiche epigenetiche sul microbiota e quindi su tutte quelle cascate immunitarie, infiammatorie, ormonali che vi ho citato prima. Io intanto un messaggio che lo voglio proprio leggo uno stralcio, perché è un messaggio lungo, perché Michela ci ricorda quanto soprattutto noi italiani abbiamo una grande fortuna, viviamo appunto nel cosiddetto ambiente mediterraneo, dove quindi possiamo usare la migliore dieta del mondo riconosciuta da tutti gli studi scientifici, che è quella mediterranea, cercando di mangiare prodotti che siano quindi regionali, stagionali, possibilmente se riusciamo anche a prenderli biologici. E lei dice: l'ho provato sulla mia pelle quando ho fatto la chemio, e credo che sia un messaggio quindi intanto importante di un'esperienza. Mentre Sergio, che dice, ci ricorda appunto come nessun paese ad oggi sia riuscito a battere l'obesità, purtroppo l'obesità in tutti i paesi del mondo, nonostante le varie cure, i vari interventi, le tante diete alla moda, la chirurgia bariatrica, continua a essere un problema enorme. E dice però credo che ci sia anche una relazione tra obesità e stato socio-economico meno favorevole. E dice: l'educazione può incidere, questo in realtà è assolutamente vero, purtroppo si è visto che è più frequente la presenza di obesità anche in condizioni sia socio-economiche che culturali sfavorevoli, quindi purtroppo è vero, cercheremo magari in quelle che anche il Global Syndemic suggerisce come soluzioni, arriveremo a parlare di arrivarci. Sarebbero anche, scusami, Enrico? È vero anche che in paesi sottosviluppati l'obesità è un problema molto lontano. Ma io sono stata in Africa. Ti devo purtroppo dare una brutta notizia. Ma oggi l'obesità comincia a essere frequente, molto frequente, anche in paesi che si stanno pian piano riorganizzando, quindi che non sono più così, certo, quello che una volta veniva definito il terzo mondo, anzi lì è dove c'è l'aumento più veloce di obesità. Sì, mi ricordo una conferenza all'università, parlavano proprio di epigenetica, parlarono proprio di questa propensione degli afroamericani, comunque di gente di origine africana, che è abituata ad assimilare tutto quello che ingerivano, perché avevano poco a disposizione, andando a cercare fortuna in paesi occidentalizzati, quindi ricchi di risorse, erano proprio quelli più propensi ad accumulare grasso, ma proprio perché avevano acquisito una capacità di assimilare tutto quello che ingerivano, ma quando avevano carenze, adesso invece sono quelli più soggetti, comunque, se in condizioni migliori. Da non dimenticare che la sindemia comunque include anche la malnutrizione, che si è visto essere poi un fattore anche predisponente allo sviluppo di obesità successiva, quindi partendo da livelli infantili di malnutrizione sembrerebbe poi esserci una maggiore tendenza a sviluppare obesità nell'età adulta, a causa anche dei fenomeni di globalizzazione.
E vedo anche le risposte al quesito di Gabriel. Sì. Ne abbiamo un po'. Abbiamo Marina che... No, Federica, la cosa che mi viene in mente è l'uso dell'automobile, questo assolutamente. Vediamo anche, insomma, quello che abbiamo sentito anche tra i giornali, che in questi giorni chiusi dentro casa c'è un miglioramento. Il cambiamento climatico, sì, anche assolutamente. Il cambiamento climatico dato dall'uso che facciamo nei nostri edifici attraverso l'aria condizionata, il riscaldamento, ha grandissima, grandissima influenza. Ora, io sì, vi faccio un esempio semplicemente per avere una scala. È tutto vero quello che avete detto, però faccio una piccola, diciamo, suddivisione a caselle, forse da ingegnere, forse pignolo, ma penso che forse prendendo le cose un po' separatamente riusciamo a analizzarle meglio per trovare una soluzione. Dunque, cambiamento climatico, riscaldamento globale, si intende appunto il riscaldamento, quindi lo discosterei per un attimo da quelle che sono i fattori inquinanti, cioè l'inquinamento delle acque, l'inquinamento atmosferico e anche la gestione dei rifiuti, che è anche un grossissimo problema. Dunque, rispondo a queste domande, poi piano piano risponderò anche ad eventuali commenti, perché il cambiamento climatico è appunto un fenomeno globale e incide tantissimo sulla vita urbana. L'aumento delle temperature provoca, come sappiamo, abbiamo sentito, l'innalzamento dei livelli del mare, aumenta il numero di eventi meteorologici estremi come inondazioni, siccità, tempeste, oltre a facilitare la diffusione di malattie tropicali. Dunque, tutti questi fenomeni hanno un impatto molto costoso, sia sul morale, qualcuno faceva riferimento alla città stressante, sia sul morale, sia effettivamente a fattore di costi, perché è pesante sulle infrastrutture, sulle abitazioni, sui mezzi di sussistenza. Allo stesso tempo, però, le città sono un fattore chiave per il cambiamento climatico, perché pensate, le stime suggeriscono che la città è responsabile del 75% delle emissioni di CO2 in atmosfera, 75%. Quindi i trasporti e gli edifici maggiormente sono quelli più colpevoli. E ripeto, tutto questo senza... è un organismo complesso, noi stiamo prendendo in considerazione solo una parte, lasciando da parte l'inquinamento e tutto ciò che deriva. Quindi stiamo cercando di avere un attimo un inquadramento globale. Vi vorrei far vedere, perché è interessante, ok, come siamo adesso, ma anche per il futuro, perché quello che stiamo facendo adesso è seguire, ma cerchiamo anche personalmente, insomma, come NAI, ma anche di migliorare un po' il nostro futuro, immaginarcelo un po' migliore. Vi vorrei far vedere delle previsioni fatte dall'ONU sulla popolazione globale. Questo è l'andamento del numero della popolazione globale nel mondo, e vediamo che ad oggi noi siamo quasi sugli 8 miliardi, 7,7. Per il 2050 è previsto un incremento che sta sui 9,7, quasi 10 miliardi. Come vedete, cioè, per tornare a una scala un po' più piccola, quindi al 2030 sono previste all'incirca 43 megalopoli, quindi città, sono queste in rosso, città con più di 10 milioni di abitanti, mentre questi puntini blu sono città con abitanti che vanno dall'1 milione ai 5 milioni. Stiamo parlando di crescite enormi in ambito urbano, e per capirci meglio ho cercato questi dati riguardanti l'Italia. Questo è l'andamento della popolazione in area urbana, e questo rosso, e in ambito rurale. Come vedete sono in crescita, fortemente in crescita. Questi erano dati del 2018 e vediamo che erano più o meno il 70% in città e il 30% in campagna, ma al 2050 abbiamo più dell'80% della popolazione italiana che vivrà in città. Ora,
consapevoli di questi fattori e consapevoli del fatto che sarebbe bello tornare effettivamente a un ambito rurale, però cerchiamo di capire che è molto difficile, ci sarebbe bisogno di un cambiamento, personalmente penso, un cambiamento proprio nel nostro sistema economico. Quindi basandoci però sui dati a noi oggi, sulle proiezioni, mi sembra normale, sembra spontaneo, vorrei sottolinearlo, che l'attenzione secondo me andrebbe agli spazi urbani mal progettati o nati spontaneamente, che possono comportare rischi per la salute. Pensate che l'urbanizzazione mal pianificata o non pianificata affatto, pensate agli slum, al problema, avrete sicuramente sentito che ad esempio adesso con il Covid questi posti hanno grandissimi problemi perché non hanno spazi, non hanno la possibilità di praticare il distanziamento sociale. Quindi in questo contesto come viene pensata, progettata e gestita la città è fondamentale. Per tornare a noi, insomma, lo stile di vita cittadino e i modelli alimentari quindi sono fortemente influenzati anche dai tipi di alimenti disponibili. Diceva qualcuno che effettivamente in città è più facile avere il cibo preconfezionato ed effettivamente costa anche meno. Cambia anche l'accessibilità ai negozi e l'estensione delle aree verdi. Quindi mettendo insieme la qualità della pianificazione urbana, l'inquinamento dell'aria, l'aumento delle temperature locali, combinato tutto con una dieta povera, vediamo che tutto questo sono rischi per la salute e stanno alimentando un'epidemia di malattie non trasmissibili, appunto come l'obesità. E qui torno di nuovo con una domanda che ho cercato di rendere più chiara possibile, ma comunque potete chiedere chiarimenti. E quindi, secondo voi, consapevoli quindi che negli ambienti umani ad oggi la scelta alimentare più semplice, alimentare più semplice e conveniente è quella non salutare? Cioè, come possiamo fare noi, come possiamo migliorare noi la situazione, dato che la scelta più semplice appunto costa poco però non è salutare? E questa è una bella Beh, molti stanno già rispondendo, vedo. C'è chi racconta le proprie esperienze, insomma, sulla scelta dei cibi. Infatti anch'io volevo invitare tutti a riflettere su come poter migliorare nel nostro piccolo la nostra situazione. Insomma, sì, bisogna andare a puntare anche sulle organizzazioni, come dice Gabriel, sulle istituzioni, quindi stimolarle in merito, ma quindi quando prendiamo consapevolezza di quello che di cui abbiamo bisogno, che abbiamo bisogno di un ambiente pulito, di un ambiente sano, di mangiare sano e di avere un mare pulito, una pineta pulita, non solo perché esteticamente è bello, ma perché fa bene anche a noi, perché tutto è facile dire non ammazziamo quell'animale perché è bello, preserviamo gli animali perché sono belli, sono teneri, però tutti siamo connessi, quindi la morte di determinati animali come le api, come le balene possono influire sulla nostra vita e ovviamente l'uomo poi, a chi non interessa l'animale, deve fare i conti con la propria specie. Quindi in che modo possiamo stimolarlo? E tutti hanno detto prendere cibi stagionali, insomma di stagione. Però vorrei stimolare anche alcune cose a cui non si pensa. Quindi quando tutti dicono costa tanto avere un alimento sano, in realtà non è sempre così. Perché se poi uno ci pensa bene e guarda il prezzo al chilo e vede che le patatine fritte che noi compriamo a 60 centesimi o a un euro a pacchetto, poi si vede il prezzo al chilo, la patatina fritta viene 17 euro al chilo, uno dice ma mi prendo un chilo di patate, me le faccio io. È vero che non c'è tempo, però insomma lì ti fa riflettere tanto su cosa comprare. Pure le uova
Posso raccontare la mia esperienza. Da quando ho provato, ho comprato, ovviamente per me si tratta, cioè lo posso fare perché posso andare in campagna e andare dal signore che ha le galline libere e andarle a comprare, però ci sono anche al supermercato tante alternative che sono, non sono tanto costose, ma sono fattibili, insomma. Ma anche la scelta del packaging, scegliere cibi con meno, insomma, con meno imballaggi, sì, esattamente. Quindi quando andiamo al supermercato cerchiamo di pensarci, insomma, l'importante è farlo con consapevolezza, quindi è un ottimo modo per riflettere. Infatti invito gli altri, chi ci sta guardando, a proporre dei modi per comprare in maniera non costosa, ma consapevole, quindi fare delle scelte consapevoli al supermercato, per esempio. Correggimi se sbaglio, Gabriele, la tua domanda era proprio su cosa in realtà si può fare anche per rendere più accessibile ciò che ci fa bene anche economicamente? Sì, da una parte sì, da una parte sì. Io però volevo volevo legarmi a quello che ha detto Silvia, sicuramente, cioè che quindi noi con i nostri acquisti possiamo assolutamente fare la differenza. Però parlando sempre nell'ambito della città, c'è una cosa che capisco che viene un po' difficile, diciamo, pensare, però effettivamente è così, cioè se noi avessimo le persone adeguate, le competenze, anche una certa apertura, secondo me si dovrebbe cominciare a capire che siccome le città comunque abbiamo visto che sono previste crescere e quindi avere più popolazione, si deve cominciare a volere come cittadini e come persone uno stile di vita urbano che non sia per forza malsano, perché al giorno d'oggi si pensa che lo stile di vita urbano implichi per forza lo stress, implica per forza prendere la macchina, arrabbiarsi del parcheggio, trovare il traffico e tutto. In realtà è possibile, cioè è vero che la nostra società e la vita di un individuo sono, diciamo, inquadrate dalla disposizione spaziale della città, dei suoi sistemi, dalla qualità dei suoi servizi, ma sono anche caratterizzate dalla quantità di vita pubblica, dalle opportunità di vita sociale, quindi c'è una, diciamo, una struttura prodotta da chi è incaricato di pensare la città e di guidarla, ma anche l'impegno personale e la partecipazione attiva dei cittadini, ok? Quindi parlando da un punto di vista di chi ha il compito più o meno di immaginare la città, e una città che non sia per forza un posto di stress, ma un posto anche, diciamo, salutare, credo che la progettazione e la pianificazione urbana potrebbero veramente consentire le modifiche nella struttura degli ambienti, anche quelli obesogeni, perché pensiamo ad esempio a degli ambienti in cui c'è più verde, ambienti pianificati, gestiti in sinergia, che possono ridurre quindi sia l'inquinamento sia dare la possibilità di camminare. Ok, in tutto questo io vi ho proposto, cioè nel mio studio vi ho proposto 5 punti, 5 interventi che secondo me potrebbero effettivamente migliorare la città, e vi prego di pensare, e poi ne parleremo anche insieme, che cosa ne pensate. Cioè, secondo me per rendere la città migliore, più vivibile, bisogna volerlo, quindi chiedere a chi è al comando, insomma, chi è in grado, di pianificare, sviluppare spazi pubblici verdi, sicuri ed accessibili, primo. Poi migliorare la manutenzione effettivamente degli spazi pubblici esistenti. Legandoci al discorso degli ambienti obesogeni, c'è uno studio che mi ha colpito molto effettivamente, perché ad esempio a Los Angeles hanno scoperto ricercatori che nei ragazzi con più parchi,
nel raggio di 500 metri dalla loro casa, all'età di 18 anni l'indice di massa corporea è più basso, quindi più verde abbiamo intorno, più abbiamo un indice di massa corporea più basso. E rispondi così quindi ad Anna che dice Roma ha tanti parchi, quindi dovrebbe incidere meno di altre città? Esattamente, però pensiamo sempre in un'ottica futura, in un'ottica in cui anche gli spazi verdi di Roma sono in un certo modo minacciati. Ok? Quindi sì, è vero che per adesso Roma va bene, però pensiamo anche a livello globale, abbiamo visto che tutto è interconnesso, quindi quello che sto cercando di dire è vero che da un certo punto di vista bisogna progettare le cose, c'è chi lo fa, però noi come cittadini dobbiamo credere per primi che la città sia possibile, perché poi l'esempio di ognuno, perché una volta che noi abbiamo le infrastrutture c'è chi comincerà a usarle, l'esempio di quelli che cominceranno a usarli porteranno altri ad essere ad utilizzarli. Vi faccio un esempio: l'Olanda ha più o meno 40 anni, cioè in 40 anni l'Olanda è diventata esempio di utilizzo della bicicletta, di uno stile di vita sano, ma prima l'Olanda aveva problemi di congestione di traffico enormi. Il terzo punto, collegandomi a quello, è favorire il trasporto con mezzi non inquinanti e quindi rafforzare la viabilità dolce, la viabilità pedonale. Questo pensiamo che ridurrebbe la CO2 emessa in aria, ridurrebbe le polveri sottili, inoltre forzerebbe, incoraggerebbe, diciamo, uno stile di vita più sano ed attivo. Il quarto, e mi sbrigo, incoraggiare e finanziare e soprattutto quello che dicevamo, educare, ma educare non solo i bambini ma anche venditori e consumatori a favorire il cambiamento comportamentale. Cioè, faccio un esempio, a Singapore nel 2014 hanno lanciato un programma, Healthier Dining Program, e grazie a un programma di sovvenzioni, insomma, statali, gli operatori alimentari, anche quelli che noi abbiamo immagine dell'Asia, insomma, dei venditori di cibo informali, sono stati tutti incoraggiati a utilizzare ingredienti più sani, come gli oli a ridotto contenuto di grassi saturi, e offrire pasti a buon contenuto calorico. Si è osservato che in poco più di un anno il numero di pasti sani è più che raddoppiato. Ok, quindi anche delle politiche, se noi siamo consapevoli che qualcosa si può fare, possiamo chiedere quelle politiche, sappiamo dove agire. E sapendo dove agire, bisogna continuare a sensibilizzare, questo è l'ultimo punto, sensibilizzare e promuovere quindi i legami tra gli spazi verdi e l'ambiente alimentare, favorendo anche azioni come il mettere a disposizione spazi pubblici per la coltivazione diretta e la vendita, i famosi orti urbani. Bisognerebbe spingere tantissimo, perché porterebbe a una riconnessione con la natura, con un tempo diverso, con la produzione propria, delle proprie mani, cosa che stiamo perdendo con la città, ma sarebbe anche una fonte di guadagno, perché ci sarebbe anche la vendita diretta. Quindi questi sono i miei punti quello che ho studiato, quello che vorrei dire. Ma voi, adesso vi chiedo, secondo la vostra esperienza, quali difficoltà incontrate e quali aspetti pensate che si potrebbero ancora migliorare? Io sarei felicissimo, veramente felicissimo, di prenderne nota e continuare questo studio che mi sta affascinando tantissimo. Io, Gabriel, intanto mi collego mentre aspetto che rispondano anche a questa domanda su intanto un punto che era proprio il primo, quello degli ambienti sicuri e puliti. E intanto quasi lo rovescerei: puliti e sicuri. E questo, c'è stato un importante studio pubblicato su una delle più importanti riviste a livello mondiale, che ha elaborato la cosiddetta teoria delle finestre rotte. Che cosa significa? Era uno studio fatto proprio in Olanda, e mi collego quindi a quello che dicevi prima, e a una persona che ha detto importiamo la classe politica olandese. In Olanda fecero uno studio molto carino, presero un ambiente, lo cominciarono a sporcare deliberatamente, e poi sulle loro biciclette belle parcheggiate mettevano dei dépliants e osservavano
come si comportavano i cittadini, i classici cittadini olandesi. Bene, vedendo l'ambiente sporco, degradato, la tendenza era quella di prendere dei plian e buttarli per terra. I ricercatori olandesi cosa hanno fatto? Hanno poi ripulito tutto, cioè hanno rimesso nella condizione che per loro è normale l'ambiente, hanno rivalutato cosa facevano i cittadini sempre con questi dépliant messi sulle loro biciclette, e quello che si è notato è che tendevano a prendere dépliant, a metterseli in tasca e a non buttarli. Quindi in qualche maniera ciò che noi osserviamo ci facilita anche un comportamento, ed è quello che fu all'origine del grande cambiamento newyorkese nel periodo del sindaco Giuliani, che tutti pensano che era soltanto uno sceriffo che arrestava le persone. In realtà la prima cosa che fece fu pulire le città, cominciando dall'immondizia, ma anche nei parchi, perché ovviamente se noi abbiamo dei parchi che sono puliti e sicuri, probabilmente intanto possiamo migliorare e soprattutto cominciamo a essere anche incentivati a fare attività motoria, a camminare. Oltretutto, e così rispondo anche a un'altra domanda che diceva quanto l'ansia, lo stress incidono sull'alimentazione, tantissimo, e appunto però un modo con cui noi possiamo anche ridurre il nostro stress e anche, perché no, la nostra ansia, può essere proprio legata a un'attività motoria, meglio ancora se fatta nel verde, perché quello va a stimolare i nostri sistemi di endorfine, di, per esempio, serotonina, dopamina, e un miglioramento anche sia del nostro umore, sia una riduzione del nostro stress. Assolutamente. Un'altra interessantissima riflessione che è nata dall'incontro insieme ai nostri ospiti, se ricordi Silvia, nel rileggere insieme, nel presentarti il nostro strumento che i nostri ascoltatori sicuramente conoscono, del puzzle dello stile di vita, c'eravamo chieste insieme a Silvia in che modo il singolo puzzle di ognuno di noi potesse essere riletto in chiave anche ambientale, quindi con un occhio all'ambiente. Sì. Chiederebbe Silvia di... Sì, ci ho pensato, insomma, mi è venuto subito l'idea di immergere piuttosto che affiancare o mettere, insomma, in un'altra casella. Ma immergere il puzzle dell'individuo in un super puzzle che è quello della natura, dell'ambiente, perché solo quando ti rendi conto di essere parte di qualcosa che poi inizi a pensare e a riflettere su come poter agire, perché quando è come ci dicevano le maestre una volta, insomma, ma tu a casa tua la carta per terra la butti, quindi quando tu pensi che tutto il pianeta è casa tua, il mare, il parco, che è un posto, insomma, apparentemente del comune o dei privati, però alla fine è tua, è casa tua, quindi poi sì, Inizi a pensare diversamente. Hai pienamente ragione, e volevo dire, scusate, no, assolutamente. Perché poi questo è effettivamente in un certo modo contagioso. E quello che dice Davide qui trovo... Metto perché forse questo? Esatto. In realtà ci sono ed è, diciamo, noi siamo la dimostrazione che stiamo facendo questo, stiamo andando da quella parte. Noi, pensate, medici, noi ingegneri, noi come Naima ad esempio abbiamo collaborato, abbiamo fatto eventi anche con Slow Food. Non so se li conoscete, ve li consiglio, cercateli. Loro organizzano tantissime attività, e tantissimi mercatini, raccolgono, diciamo, in piccoli mercati rionali per ogni quartiere, i coltivatori diretti. Quindi piano piano, diciamo, la forza di questo nostro momento storico è anche questa interconnessione che in realtà abbiamo. È vero che le distanze sono grandi, però lo stiamo riducendo, ci stiamo conoscendo,
Vi sono tantissimi movimenti urbani che saremo anche felici di farvi conoscere, insomma, se volete ci seguite anche noi, cioè anche voi sulla pagina, e vedrete che non siamo soli. E quindi io, diciamo, ho finito il senso è dipende da noi, perché facciamo pressing sulle istituzioni, facciamo pressing essendo in tanti, unendoci. Quindi quella storia dello zucchero, della tassa dello zucchero, sì, è vero, quella è stata una sconfitta, però ci sono state anche tante altre vittorie. Un esempio, se volete, cercate sull'ex Forlanini che voleva essere venduto, invece sono attivati dei cittadini, sono attivati molto bene, ed è stato tenuto, ed è un'area verde importantissima a disposizione della città. E ci sono tantissime, veramente, su Roma, perché ho avuto l'esperienza e la fortuna di vedere, ci sono tantissime associazioni, tantissimi gruppi, quindi bisogna semplicemente unirci, come stiamo facendo, siamo sulla strada giusta, penso. Assolutamente, mi volevo legare a Gabriel, perché io sono di Taranto e qui si sente forte il tema mare e pulizia delle spiagge, e ci sono delle organizzazioni, appunto, come Plastica Acqua a Taranto, che si organizzano per andare a pulire le spiagge. Però se uno lo vuole fare nel suo piccolo, no? Perché ognuno ha i suoi... Magari alcune persone sono un po' intimidite o comunque non hanno tempo per legarsi a questi gruppi, però nel proprio piccolo lo possiamo fare. Possiamo, quando andiamo a mare, io sono forse la prima che insieme alla mia famiglia un giorno dovevamo andarci a fare una passeggiata, ma poi è diventata una pulizia della spiaggia. Ho chiesto una busta al bar, perché era veramente piena nel periodo natalizio di plastica, abbiamo raccolto un sacco di plastica, e in questo modo si può fare anche attività fisica, quindi è anche un modo per tenersi in esercizio, quindi male non fa, quindi è sempre una buona idea. Ma anche chi abita in città grandi, vedevo molti che dicevano a Roma è una città grande, sì, l'ho vissuta anch'io all'università, è vero. Pesa, preferisci andare in un unico posto a fare la spesa perché ti sbrighi prima, però posso nel mio piccolo consigliare di organizzarsi bene, di pianificare bene, perché se riesci a pianificarti bene, se vai a piedi, che ti fa godere Roma in un'altra maniera, perché vedi, io per andare in certi uffici andavo a piedi perché non volevo usare i mezzi e non mi stressavo. Camminavo, guardavo Roma, che è bella anche, non solo stressante, e in più fai attività fisica, e nel nostro piccolo, organizzandoci, possiamo anche andare a fare la spesa al mercato, perché sulla strada incontriamo il negozietto, andiamo lì, prendiamo le uova, le verdure dall'orto frutticolo, insomma. Si può trovare un modo anche in grandi città di trovare la via giusta, ecco. Io dopo un'oretta vorrei anche cominciamo anche a dire alcune cose, alcune conclusioni, in modo poi da non lasciarle così che rimangono senza nulla, perché intanto l'articolo della Global Arts Endemic dava dei suggerimenti, quello per esempio di cominciare a pensare a veramente delle linee guida anche dietetiche ma corrette per il rispetto dell'ambiente e anche per un rispetto di una sicurezza alimentare che deve riguardare tutti quanti. Il fatto di cominciare a fare sicuramente percorsi e programmi educativi, perché è fondamentale, dobbiamo in qualche maniera veramente far apprendere tutta una serie di cose sugli alimenti che spesso non si conoscono. Ancora oggi è dominante l'idea che dobbiamo mangiare prevalentemente carne per perdere peso. Bene, questa è assolutamente, non è una verità, assolutamente, questo ve lo posso garantire.
La dieta mediterranea ancora oggi è considerata la migliore e rappresentata dal circa il 60% in realtà di forme di carboidrati e tantissima frutta, verdura, legumi. Migliorare le etichettature degli alimenti, ovviamente migliorare gli ambienti, tener presente appunto certi diritti di cui il cittadino ha bisogno, compresi i bambini, e una cosa che è fondamentale, i ricercatori hanno detto, guardate che se aspettiamo che queste cose avvengano perché lo fanno subito o i politici o le multinazionali, ha voglia ad aspettare. Allora c'è una componente che oltretutto per noi che facciamo educazione terapeutica è proprio alla base, il concetto di responsabilizzazione. Questo oggi è fondamentale anche per la cura dell'obesità. Il fatto che sia stata riconosciuta malattia non deve togliere il senso della responsabilizzazione. È uscito proprio un articolo di un professore israeliano che ha posto proprio questa domanda, dice, sull'obesità, ha detto attenzione, dice sì, è una malattia cronica, ma non perdiamo di vista, non facciamo che la cura sia solo legata a quello che fanno i medici, quindi a possibile uso di un farmaco miracoloso che arrivi o alla chirurgia, ma c'è un ruolo attivo della singola persona e c'è un ruolo della singola persona anche per quanto riguarda ovviamente l'ambiente. E quindi non so se voi volete aggiungere qualcosa sul concetto di responsabilizzazione del ruolo di ognuno di noi. Chi va? Beh, io credo di averlo ripetuto tante volte. Sì, diciamo che ognuno a modo suo l'abbia sottolineato, c'è chi in chiave cittadina, c'è chi in chiave individuale, ambientale, c'è chi in chiave medica. Insomma, nel nostro piccolo dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni e consapevoli di quello che compriamo e che facciamo, insomma. Io credo che la cosa meravigliosa di questo studio, che quindi poi ha dato vita all'unione, alla nostra unione di oggi, è proprio quella che non è più il vedere le cose, le scelte, le azioni del singolo, o anche non del singolo, anche ai piani più alti, solo in chiave ambientale, e quindi magari avremmo perso tra i connessi quelli che dell'ambiente proprio non ne vogliono sentir parlare, ma il fatto di unire e vedere la stretta connessione, cioè l'effetto che l'ambiente ha sulla mia salute e l'effetto che le mie scelte hanno sull'ambiente, quindi questo ping pong, fa sì che ognuno di noi può veramente con le sue scelte quotidiane agire come agente di cambiamento per il pianeta, però di cui noi facciamo parte, cioè noi siamo il pianeta, non siamo sul pianeta, ma ne siamo assolutamente parte integrante. E poi, come diceva Gabriel, l'effetto dell'influenza nei vari ambiti, in quello scolastico, in quello lavorativo, in quello sociale, dove ognuno di noi, da cittadino, da genitore, da consumatore, con ogni singola scelta fa un gesto per se stesso, per la propria salute e per la salute del nostro meraviglioso pianeta. E diceva lo studio che ancora più potente di tutte le singole scelte che ognuno di noi può fare, quindi anche di tutte le azioni concrete che ci possono essere, quello che può davvero determinare un cambiamento è il sentire questo messaggio come un valore condiviso, e quindi ognuna di quelle singole scelte diventa la messa in pratica di un valore che per noi è assolutamente fondamentale, piuttosto che una scelta meccanica e automatica che faccio solo perché è salutare o perché è sostenibile. Quindi io credo che quello che ci ha riuniti qui oggi è un qualcosa che va veramente al di là delle singole azioni che si possono compiere. Parte da un amore condiviso per questa casa così meravigliosa che abbiamo.
Casa, per noi e per il prossimo soprattutto anche. E per le future generazioni che, insomma, dobbiamo dare il buon esempio, insomma, perché è per assurdo, adesso vedo che è quasi il contrario, cioè che loro ce lo danno a noi il buon esempio. E meno male, speriamo sia così. Non so se qualcun altro ha da chiederci qualche ultimissima cosa. Meraviglioso. Che è esattamente quello che abbiamo fatto oggi, divulgando, condividendo, difendendo quello che è così caro. Con quello che abbiamo detto, io do la nostra disponibilità di Naima, quindi se volete contattateci, avete idee, avete curiosità, contattateci, e se non noi in prima persona possiamo sicuramente consigliarvi qualcuno nella nostra rete di associazioni, insomma, creiamo questa compattezza di cui parlavamo. Questo circolo virtuoso. Io intanto credo che abbiamo fatto una diretta sicuramente diversa rispetto a tante altre in questo appunto componente interdisciplinare. Lascio una domanda a questo punto a Gabriel, che dice: qualche consiglio sugli orti da fare nei terrazzi condominiali? Allora, attenzione, perché questa cosa degli orti condominiali, sui terrazzi soprattutto, può essere una problematica, soprattutto a Roma, parlo per Roma, non so se avete sentito un po' di tempo fa che era crollato un terrazzo verso Giocenza, insomma verso nord. Innanzitutto, prima di tutto la sicurezza, quindi valutiamo se è il caso veramente di farlo, perché i palazzi di Roma, lo sappiamo un po' tutti, non è che siano proprio il massimo della sicurezza. Poi sicuramente conviene, anche in vista di uno scambio sociale, qualcosa che possono usare tutti, non so, un po' di pomodori, un po' di basilico, un po' di, se mi chiedi proprio le cose che si può coltivare, insomma qualcosa che può essere per tutti, con attenzione delle regole ben condivise. Non so, che tutti hanno paura della riunione condominiale più o meno, però si può fare e fa tantissimo, fa molto. Grazie Gianmarco per questa domanda. Ok, Marina ti ha detto che probabilmente quella cosa è successa a lungo Tevere Flaminio. Ah, sì, esatto. Allora, io intanto ho detto ringrazio sia Gabriel che Silvia, perché ci hanno portato, insomma, le loro esperienze da punti di vista che appunto sembrano apparentemente diversi, però in realtà credo che tante cose si debbano necessariamente fare insieme. Ricordo un'altra cosa, sempre, che in quell'articolo del Global Syndemic si diceva rispetto al rapporto tra individuo-ambiente. In qualche maniera noi come individui facciamo scelte su ciò che abbiamo a disposizione dell'ambiente, l'ambiente influenza le nostre scelte, ma l'individuo può anche influenzare i cambiamenti dell'ambiente. E questo credo che dobbiamo ricordarcelo, e lascio appunto anche con questa frase di Eraclito: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. E credo che possa essere un buon modo per riapprocciarci al mondo, nel mondo. Esatto. Assolutamente. Quindi, grazie mille a tutti gli ascoltatori, ai nostri specialissimi ospiti. Speriamo di aver seminato insieme qualcosa che poi possiamo coltivare e raccogliere successivamente. Assolutamente. Allora, io sarà un piacere.
ringrazio veramente Gabriel, Silvia, ma soprattutto penso che si potrà anche fare qualche altro incontro, magari insieme, quindi dal vivo magari. Se riusciamo anche dal vivo. E io ovviamente saluto tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo periodo dove appunto c'è stato questo percorso organizzato dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica, siete seguiti, e oggi appunto era il nostro ultimo appuntamento, ma ovviamente faremo in realtà altre iniziative, quindi non è che proprio non faremo più nulla, e quindi seguiteci anche sulle diverse sulla pagina sia Facebook che Instagram che abbiamo, perché appunto ci saranno altre sorprese. Non ci fermiamo. Un grazie a tutti quanti. Grazie a tutti. Buona ripresa. Anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao Gabriel, ciao Silvia, ciao Mary. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao a tutti.